Buongiorno Piero Lava, sono con il sindaco Rita Rossa che questa mattina insieme all'ingegner Marco Neri e ai responsabili appunto del Ponte Meyer ha fatto un sopralluogo. Ecco, a che punto è la situazione? Beh, la situazione è, diciamo che è a un punto di concretezza e di visibilità ormai cogliibile ai più, anche i profani come me che non si intendono di cose tecniche. La possenza di queste arcate, che poi sono lo scheletro del ponte, naturalmente dovrà poi essere completato nella manifattura artistica e architettonica, ci danno già l'idea della portata di questa opera, che ha una valenza non solo strutturale ma appunto anche artistica. È l'unico ponte di Richard Meyer e è un unico, assolutamente unico nel suo genere. Possiamo vedere che insomma l'emozione è forte, intanto di vedere che il ponte è arrivato dall'altra parte, poi di vedere la possenza insomma di una struttura che essendo accampata unica ci dà l'idea di un col fiato sospeso, insomma, di una leggerezza ma anche di una forza, almeno queste sono le emozioni che mi viene da esprimere in questo momento. Abbiamo avuto un rallentamento dovuto agli eventi alluvionali di metà ottobre e metà novembre, perché le imprese hanno dovuto ritirare le piste in alveo, non si è potuto andare avanti nei lavori perché la Protezione Civile naturalmente per precauzione aveva imposto questa misura. E quindi adesso abbiamo ripreso, ci sono oggi qui gli architetti americani dello studio Meyer e Benini che testimonieranno e documenteranno con fotografie e rendicontazioni insomma a Richard Meyer lo stato di avanzamento dei lavori e stanno verificando diciamo il cronoprogramma e naturalmente la realizzazione dello stesso ponte. Nelle giornate di oggi e di domani insieme all'ingegnere capo naturalmente sarà anche fatta l'ipotesi diciamo di realizzazione di tutti gli svincoli e di tutti gli adeguamenti viabilistici, perché naturalmente il ponte è più alto e quindi bisogna cominciare anche a programmare la realizzazione della parte viabilistica, e questo è segno naturalmente di prosecuzione dei lavori, di obiettivi che a tappe si raggiungono e di risultati concreti che stiamo portando alla cittadinanza. Ecco, quando si può fare una previsione di fine lavori a grandi linee o comunque di parziale utilizzo pedonale? Diciamo che io coltivo il sogno di poter almeno sperimentare la parte pedonale intorno a metà fine aprile, poi naturalmente questo dovrà essere compatibile con i lavori e il tempo meteorologico e tutte le verifiche. Quindi metà fine aprile già adesso? Metà fine aprile già adesso per una prima passeggiata, naturalmente poi non sarà aperto al pubblico perché mancheranno i collaudi eccetera. Ci proponiamo di entro fine autunno di completarlo e aprirlo, ma naturalmente tutto è legato anche alla possibilità di svolgere un lavoro e in relazione al tempo meteorologico, che come sappiamo e come possiamo vedere la quantità d'acqua degli eventi alluvionali che già ricordavo e di un inverno che non è stato particolarmente rigido, insomma se si aggiunge ad una primavera che potrebbe essere piovosa come le ultime che abbiamo vissuto, mettiamo le mani avanti, però naturalmente oggi possiamo dire che l'aspetto concreto di realizzazione è ben visibile. Ecco, e l'arco quando si prevede che verrà montato? Ma l'arco nel prossimo mese, comunque per Expo l'arco sarà già visibile. Ecco, possiamo dire che è un peccato che non sia potuto anticipare i lavori e finirli per l'Expo, ma comunque sarà un simbolo che si vede lo stesso. Si vedrà lo stesso e magari la parte pedonale sarà usufruibile, non lo so, adesso bisogna vedere poi insomma compatibilmente con i collaudi e con le verifiche che sono necessarie. Attualmente questo è un ponte che parla di futuro e quindi abbiamo bisogno che sia realizzato nel migliore dei modi possibili, con il miglior consolidamento possibile. Oggi possiamo dire ai cittadini di Alessandria che anche i sacrifici fatti per ricostituire i vincoli in denaro che erano stati utilizzati diversamente ci hanno portato ad una realizzazione concreta. I lavori sono iniziati il 19 dicembre 2012, erano fintamente iniziati con la finta posa della prima pietra
E dopo 3 anni dall'abbattimento del vecchio ponte Cittadella fatto dalla precedente amministrazione, oggi possiamo dire che il cronoprogramma è rispettato. Ecco, tra l'altro notizie di questi giorni che verranno rifatte alcune vie del centro che erano malfatte. Noi le vie del quadrilatero della vergogna, Rattazzi, Modena, Piacenza, Bergamo, verranno rifatte. Naturalmente abbiamo provveduto a fare azioni di responsabilità, gli stessi tecnici di AMAG hanno ravvisato il fatto che precedentemente non era stato fatto il fondo e quindi quelle piastrelle, gli autobloccanti, diciamo così, che peraltro non è un materiale neanche adatto alle strade ma più per i cortili, essendo state posate su un fondo non fatto, erano di per sé stesse mobili e insicure. Potevamo aspettare insomma la fine della procedura dell'azione di responsabilità, ma in questo caso i cittadini non avrebbero avuto naturalmente il diritto a passare su vie sicure e anche esteticamente accettabili, quindi con AMAG abbiamo deciso di rifare i lavori. Naturalmente questo comporterà qualche disagio, ma anche la possibilità di avere delle vie all'onore del mondo. Ecco, un'ultima domanda, per quanto riguarda gli aumenti dei vertici di AMAG, mentre l'azienda da un lato dice che ha un parere favorevole legale, premesso che sono comunque aumenti che sono stati richiesti dopo un anno di dimostrazione di efficienza del management, diciamo l'opposizione, l'OCI, anche in parte il Movimento 5 Stelle, affermano di essere di parere contrario, cioè che i loro pareri legali non sono altrettanto favorevoli agli aumenti, non mettono in discussione la professionalità ma solo la legalità dell'aumento. Se non mettono in discussione la professionalità, vuol dire che per gestire aziende che hanno un volume di fatturato come quelle di AMAG ci vogliono persone che siano all'altezza, capaci. E poiché l'amministrazione ha fissato un tabellare in 30.000 euro per il presidente, in 27.000 euro lordi all'anno per l'amministratore delegato e tutto il resto è legato al raggiungimento degli obiettivi, che sono la redditività dell'aumento del 10% dell'azienda, che vuol dire, dato oggettivo, se alla fine dell'anno l'azienda avrà aumentato la sua redditività del 10%, sia il presidente che l'amministratore delegato avranno diritto alla parte accessoria. E poi un terzo di questa parte legata al giudizio dei soci, che sono i comuni. Quindi trasparenza, compensi legati agli obiettivi, al raggiungimento degli obiettivi. Stiamo parlando di compensi che si aggirano intorno a 90.000 euro lordi per il presidente e 81.000 per l'amministratore delegato. Nelle aziende anche del vicinato ci sono compensi che sono ben superiori in aziende similari, quindi credo che la polemica debba essere fatta intanto da chi può farla, perché voglio dire, parliamo di una situazione nella quale il consigliere Locci, quando era in maggioranza, ha avallato un compenso per l'ex presidente Repetto che si aggirava intorno ai 420.000 euro all'anno, no? Quindi tra 90 e 420.000 euro le distanze sono molte. Dopodiché io vorrei che ci si confrontasse sui contenuti, perché AMAG ha avuto un risultato di EBITDA molto elevato, ha riaperto, diciamo, la fiducia nei confronti, ha visto riaprirsi la fiducia da parte degli istituti di credito, sta facendo operazioni importanti, discutiamo sulle questioni concrete e vediamo se i risultati arrivano. Dopodiché credo che nessuno sia contrario a riconoscere nei termini della professionalità anche gli adeguati compensi se i risultati e gli obiettivi vengono portati a casa. Sì, possiamo dire che in effetti i manager delle aziende partecipate, come quelle di aziende private, e l'amministrazione, quindi i politici, vanno valutati in base ai risultati ottenuti, certo. E non in un altro modo. Polemiche, ma insomma abbiamo da lavorare, quindi da portare risultati concreti per i cittadini. Bene, grazie e buon lavoro.